i tre punti che erano importantissimi. Avevi spazio lì davanti, sei salito parecchie volte, lì a sinistra? Sì, ho avuto molto spazio, soprattutto nel primo tempo, ho cercato di sfruttare al massimo questo spazio che mi hanno concesso. Ascolta, si parla di te anche come possibile partente sul mercato, però la società ha saputo che chi vuole restare resta e non c'è nessun problema. Avendo giocato poco, magari stai pensando di andare via, potrebbe essere, oppure stai bene qui e non ti schioda nessuno? Io sinceramente non ho mai detto di andare via, so benissimo che da parte della società, del direttore, del mister, c'è la massima stima nei miei confronti. Certo, giocare di più chi non vorrebbe, ecco. Io sto facendo quello che deve fare un professionista, cioè farsi trovare pronto al momento in cui vengo chiamato in causa. Penso di averlo fatto oggi e quindi va bene così. In effetti è un po' dura con un Rizzetti che nel 2011 ha fatto tutte le 22 le partite che c'erano a disposizione. In effetti... Bisogna dargli un colpo in testa, se no... No. Scherzo. No. Assolutamente, come ho detto prima, io sono là, mi impegno sempre al massimo e poi il mister decide chi fa giocare dei due. Com'era alla fine? Avevi crampi? Eri stanco? Non ne avevi più? Ero stanco e non giocavo da tanto, quindi ci può stare, ora non sono crampi e quindi penso che dopo circa 4 mesi che facevo la partita ci può stare una cosa del genere. A Pescara pareggio raccolto in extremis, risultato molto positivo. Oggi una vittoria, direi che anche dal punto di vista della fortuna quasi bene. Speriamo. No, è vero, 4 punti e poi con Pescara oggi era importantissimo oggi raccogliere questi 3 punti, l'abbiamo fatto. Penso anche con una prestazione importante da squadra, una vittoria voluta con il cuore, con la squadra, quindi sono completamente soddisfatto. Grazie allora.